un conto è volere vedere le stelle, un conto è farsi guidare, un conto è saperle là in alto e lasciarle un po' fare, un conto è la rabbia che provi a 20 anni, un conto la rabbia 40, un conto che intanto non sembra cambiare mai niente. Sai che ora e allora è ancora così. Mi sono molto bene, è una città che conoscevo poco, ma che ho imparato ad apprezzare, perché è una città che ti lascia vivere, non è assillante nel quotidiano, e c'è la possibilità di lavorare bene, mi trovo bene, c'è il rispetto della gente e questo mi gratifica, oltre che sul fatto lavorativo mi gratifica anche come vita privata. Ma è iniziata molti anni fa, dopo aver smesso di giocare a calcio. Io ho giocato molti anni in Serie A, ho cominciato da solo ad allenare, ho fatto prima le giovanili della Viterbese, poi ho fatto la serie, la C2 a Riccione, poi mi ha chiamato Mazzone a collaborare con lui e sono stato 14 anni come suo, diciamo, suo principale collaboratore. Poi dopo lì ho fatto esperienze mie con la Torres in C1, ho avuto un'esperienza all'estero, poi ho allenato il Lumezzane, poi sono venuto a Crotone, sono stato chiamato da Beppe Orsino, il nostro direttore sportivo, poi mi sono incontrato con la società, abbiamo trovato un accordo e è cominciata questa collaborazione che direi molto proficua, molto buona sotto il profilo dei risultati, sotto il profilo del lancio dei giovani e anche della qualità del gioco. Ho fatto oltre 200 presenze in Serie A, ho fatto una partita in nazionale, a Bologna, allenatore Azeglio Vicini. I giocatori più forti in assoluto sono stati Roberto Baggio e Francesco Totti. Io ho avuto la fortuna di allenare anche Peppe Guardiola, che adesso è un allenatore che diciamo l'allenatore più forte al mondo per quello che ha vinto. Il rapporto con i miei giocatori è molto schietto, molto franco, molto leale. Loro sanno che in me trovano un padre, un amico, ma anche un genitore severo, nel senso che se vanno fuori da quello che è, diciamo, quelli che sono i canoni del professionismo e della serietà e della voglia di lavorare, che sono poi cardini poi dei miei principi in generale, se vanno fuori questo trovano un allenatore e una persona pronta a intervenire. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non guardare. E ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore e non ho più pensato. Il rapporto è chiaro, loro mi danno anche disponibilità tecnica per quello che riguarda il profilo, sotto il profilo della società, sotto il profilo della campagna acquisto, ok, ci confrontiamo se c'è la possibilità di migliorare
di portare, di integrare meglio questo gruppo, si fa sempre il tutto tenendo occhio il bilancio, perché oggigiorno con la crisi che c'è a livello mondiale un occhio al bilancio va sempre tenuto. Sotto questo profilo direi che la società e la famiglia Vrenna è eccezionale, che riesce a tenere una squadra in Serie B in una realtà come Crotone, che è molto difficile. Vediamo che altre società della stessa regione fanno fatica a mantenere le categorie, molte sono in categorie inferiori. Quindi questo è un plauso che va fatto alla famiglia e alla società tutta. Abbiamo cambiato molto rispetto all'anno scorso, sono arrivati giovani interessanti, sia gente di categoria inferiore, sia gente che viene dalle varie primavere. E non è facile plasmarli, ci vuole un attimo di tempo, però direi che questi ragazzi si stanno integrando al gruppo dell'anno scorso e direi che abbiamo fatto dei buoni risultati, degli ottimi risultati in linea con quelli che sono i nostri obiettivi. In più abbiamo fatto una grande Coppa Italia, dove il Crotone mai era arrivato tanto avanti in Coppa Italia Team. Abbiamo perso la partita a Bologna, dove siamo stati un po' condannati da episodi, perché sull'1-0 abbiamo sbagliato il rigore, se no potevamo anche sperare qualcosa in più. Do spazio ai miei collaboratori, perché mi fido, ai miei collaboratori Bonatti Andrea, che è il preparatore, Massimo Drago, che è il mio secondo, Antonio Macri, che è il preparatore dei portieri, Rocco Massara, che fa il recupero infortunati e comunque è sempre presente a dare una mano in tutte le circostanze, e poi tutti, dallo staff medico allo staff dei massaggiatori, dove sono tutti in sintonia e tutti quanti lavoriamo per il bene del Crotone, affinché insomma si possa trarre il massimo da questi giocatori. A partita da incominciare ce ne sono tante. Una che mi ricordo quest'anno è a Lecce, che siamo andati a Lecce, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo eliminato una squadra di Serie A in Coppa Italia, ne potrei dire altre. Da dimenticare ecco, Pescara l'anno scorso, la partita col Pescara che abbiamo giocato in casa, che abbiamo perso, abbiamo giocato veramente una brutta partita. L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole. Il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano. Al di fuori dal campo sono una persona molto tranquilla, che fa vita riservata, gli unici svaghi sono qualche cena con i miei collaboratori, col mio staff, e poi tanta famiglia. Quando io vivo qui a Crotone da solo, ma quando sono diciamo che c'ho giorno libero, la domenica che vado a casa, mi dedico alla famiglia, anche perché non ci sto mai tutta la settimana. Sono sposato con Emanuela, sono da 30 anni sposato, 31 anzi, ho due figli, Ilaria che ha 31 anni e Mattia che ne ha 22. Niente, il mio rapporto è ottimo, con mia moglie si va d'accordo, anche perché vedendoci poco non c'è tempo per litigare, quindi si va ancora più d'accordo. Con i figli vado d'accordo, Ilaria lavora in un'azienda dei miei cognati, e Mattia gioca a calcio in una squadra di prima categoria e in più fa una scuola calcio, lavora in una scuola calcio, quindi sono chiaramente tutti impegnati e tifosi del Crotone, quindi il sabato quando giochiamo è un giorno importante, perché è un giorno di tensione per tutta la famiglia. Mia moglie non è che sia
una grande intenditrice di calcio, però soffre tremendamente a vedere la partita, anche lei è coinvolta a 360 gradi, quindi tutti vivono dei risultati del Crotone e viviamo quotidianamente quello che è stress e tensioni, però insomma c'è anche il bello che quando insomma vinciamo, facciamo belle partite, c'è anche la soddisfazione oltre che del risultato, anche del piacere dopo di stare insieme. A tifosi rossoblù gli chiedo di avere pazienza e di sapere che ci sono anche gli avversari, che ci sono sempre degli avversari che hanno anche loro motivazioni, che hanno squadre importanti e che non è un diritto assoluto vincere, bisogna vincere. Io e tutti quanti, la società, il mio staff, i giocatori, cerchiamo sempre di andare al campo per ottenere il massimo. A volte ci riusciamo, a volte non ci riusciamo, ma non è che quando non ci riusciamo è una volontà, è perché ci sono delle difficoltà in cui l'avversario di turno ci propone degli ostacoli che a volte non riusciamo a superare. Però per quello che posso dire è che diamo sempre il massimo, i giocatori danno sempre il massimo e cerchiamo appunto di migliorarci sempre quotidianamente. A tifosi dico di avere pazienza, dico che questa è una squadra giovane, una delle più giovani del campionato, e che a volte ci vuole pazienza perché non riusciamo a esprimerci come vorremmo. Saluto tutti, ritornando al discorso di prima, ci fa piacere quando loro ci incoraggiano fino alla fine, e poi se c'è da fare qualche fischio o qualche critica si può fare dopo il 90esimo, ma durante la gara, soprattutto quando ci sono delle difficoltà, vogliamo il loro incoraggiamento. Se ci danno il loro incoraggiamento probabilmente riusciamo anche a superare il momento difficile. Vi saluto, siamo vicini al Natale, gli faccio gli auguri, poi ci sarà momento di farli ancora più vicini alle feste natalizie. Ma insomma, quello che volevo dire è questo: continuare a incoraggiarci e a darci la loro fiducia, noi cercheremo di ripagarla con prestazioni importanti. Forza Crotone sempre!